Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro solito traghettatore scientifico di Eureka. Oggi, come sempre, in pochi minuti cercheremo di parlare un po' di scienza e torniamo ancora nel mondo dell'astronomia, perché è apparsa nell'universo una misteriosa mano. 42. Dunque, questa notizia è veramente, veramente per noi fan nerd della Marvel o anche dell'MCU, perché insomma, quando abbiamo visto l'immagine, subito ci è venuto in mente il guanto di Thanos che a un certo punto si è palesato nel nostro universo. Ma non è proprio così. Una bellissima immagine presa da un telescopio a raggi X ha fotografato una mano cosmica. Dunque, la struttura fotografata si compone di monti detriti di una stella esplosa che viaggiano quasi a 14 milioni di chilometri all'ora. Grazie ad una combinazione raccolti in 15 anni di osservazioni dall'osservatorio a raggi X Chandra, gli astronomi della NASA hanno ottenuto un'immagine impressionante di quella che sembra appunto un'enorme mano cosmica. La cosa bella è che ci sono anche molti colori che ricordano veramente, con un po' di fantasia, il guanto appunto di Thanos. In realtà non si tratta del guanto del Titano, ma di una nebulosa di energia e particelle alimentata da pulsar, che si è formata dopo la morte di una stella massiccia in un'esplosione di supernova. La caratteristica di questo fenomeno è la velocità di 14 milioni di chilometri che caratterizza appunto l'onda d'urto dei detriti della stella esplosa verso una sorta di muro di gas che è proveniente da una nebulosa vicina, che prende il nome di RCV-89 e che ne provoca il rallentamento. Gli astronomi stimano che il lampo dell'esplosione di questa stella abbia raggiunto addirittura la Terra circa 1700 anni fa. Quindi questo residuo di supernova, chiamato MSH1552, è considerato uno dei più recenti conosciuti nella nostra galassia. Insomma, grazie a questa piccola breaking news che consideriamo veramente affascinante, soprattutto dal punto di vista fotografico, un guanto di Thanos così che si vede nell'universo è veramente inusuale. Vi diamo l'appuntamento al prossimo approfondimento. Come sempre, fate un like o un dislike se non vi è piaciuta questa notizia. Seguite il nostro canale di YouTube di Lega Nerd e andate su leganerd.com per seguire tutte le notizie e approfondimenti al mondo scientifico e non solo. Quindi da Alessio, Eureka e in pochi minuti un grande saluto e al prossimo video. Ciao ragazzi!